Amici di Overdrive, siamo con Stefano e Tino dei Der Himmel über Berlin. Ragazzi, io inizierei innanzitutto iniziando appunto dal nome, questo Der Himmel über Berlin, immagino abbia a che fare con il film. Sì, effettivamente il nome deriva dal film perché è un genere, quello che facciamo, un po' che rispecchia il, il clima che si respira nel film. E in tedesco, anche perché oltre ad essere il nome originale, molti gruppi che fanno il nostro genere, specialmente negli anni Ottanta, sono ispirati, diciamo così, alla, alla lingua tedesca. Insomma, mi vengono in mente anche i primi Spandau Ballet, eh, altri gruppi così, come i nostri Pankow. Era un tipico di, 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 del nostro genere musicale, ispirarci un pochettino così, era. A questa, a questa cultura. Siamo sulla new wave, dark, come vi definireste? E noi siamo nati principalmente come gruppo post-punk, poi con gli anni potremmo essere cambiati un po', sì, comunque il genere è sempre new wave. Dark non lo so, fino a che punto, comunque sì, post-punk, dai. Ok. Eh, ho visto che avete suonato a parte in Italia, anche in Europa centrale. Ho visto Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Austria. Eh, come sono andati questi tour? Come ha com regito il pubblico? Ci sono delle differenze magari col pubblico italiano? Non so se vuoi rispondere tu, Tino. Uh, sì, questo è, è. Stiamo entrando nel terzo anno de, della formazione attuale di questa band. Abbiamo già fatto due tour. Insomma, definiamoli europei senza, senza voler usare della prosopopea, però, insomma, ci sono state parecchie date in Europa. La differenza sostanziale è sempre quella della partecipazione del pubblico e anche dei promoter stessi a, alle date che vengono messe in piedi. Um, ci siamo trovati particolarmente bene in Germania, in Austria e in Repubblica Ceca, proprio per questo motivo e per un fattore proprio di risposta anche, anche successiva alla, alla, alla nostra, al, al nostro set fatto, fatto in, in quelle date. Diciamo che in Italia comunque noi abbiamo un paio di nicchie che ci supportano già da anni ormai e, e quindi non, non mi sento di dire che... che, che troviamo sostanziali differenze. Ragazzi voi ormai suonate da direi, quasi dieci anni, eh, Stefano magari vuoi darci tu qualche accenno sull'evoluzione della band, sulla vostra storia? Sì, eh, ormai sono quasi dieci anni che suoniamo, sì, è dal 2007, eh, da un'idea di Davide, il nostro chitarrista, eh, noi essendo colleghi di lavoro, anche oltre a amici, mi ha proposto questa cosa qua, abbiamo parlato un po', abbiamo iniziato a suonare. E dopo vari cambi di formazione, varie cose uscite, demo e altri CD con altri componenti, e un paio d'anni fa siamo ritrovati io e lui da soli, e per fortuna abbiamo trovato Tino e il nuovo batterista che si sono uniti a noi, e devo dire che da quando sono arrivati i loro due sono migliorate molto le cose. So che state registrando il nuovo EP, ovvero il nuovo disco, penso sarà un EP, eh, dovrebbe uscire a settembre, ovvero ottobre. Eh, come stanno andando queste registrazioni? Quanti pezzi ci saranno? Ci saranno delle differenze magari di, appunto, di genere con gli album precedenti? Allora, saranno cinque brani, eh, appunto un EP. Ci saranno più che differenze, sarà forse una naturale eh, evoluzione del, del genere. Eh, negli ultimi tempi ci siamo avvicinati anche a generi magari un po' diversi dal nostro. Abbiamo assimilato le cose che ci piacevano di più e abbiamo cercato di reinterpretarle secondo il nostro stile. Sarà sicuramente un disco più dritto, più cattivo se così possiamo dire dei precedenti e. Mh, e avrà, e avrà delle influenze anche mh, cinematografiche, letterarie a livello di, di liriche. Quindi, questo, questo sarà anche cura del pubblico. Dopo, cercarle se avranno voglia di, di leggersi i testi. Ciao, siamo i Dorim Leube Berlin. E un saluto a Overdrive Alternative TV.